Scherzi a parte, ci tengo a dire grazie ai pisani, al sindaco e alla sua amministrazione, perché grazie al vostro impegno, grazie alla vostra fiducia, grazie al vostro lavoro quotidiano, Pisa in questi anni è diventata una città sempre più bella e l'anno prossimo si va a confermare una squadra che vince e non si cambia. Quindi grazie, perché negli anni del Covid, del caos, della chiusura, della paura, avete dimostrato che volere è potere, che riavviare i cantieri, creare lavoro, si può, che aiutare i commercianti, si può, che sistemare un po' di case, un po' di piazze, un po' di scuole, si può. Certo, poi lo Stato deve metterci la sua parte, perché se in stazioni metti delle telecamere che poi non funzionano, evidentemente non serve. La priorità adesso, io oggi pomeriggio, io dopo Pisa vado a Perugia, ho un incontro con 150 imprenditori a pranzo, poi avevo due o tre incontri nel pomeriggio in Umbria, annullati, vado in Senato a portare anche la vostra voce, perché la politica e i politici che non capiscono che l'emergenza è adesso e le famiglie e i lavoratori vanno aiutati a pagare le bollette adesso, vivono su un altro pianeta, non vivono sulla Terra. Come fai a non capire che l'emergenza luce e gas è adesso, non è fra un mese? Sento dibattiti, l'Europa, ho sentito i nostri europarlamentari, sono a Strasburgo, c'è un grande piano di azione della Commissione Europea, lavarsi di meno, quindi farsi meno docce, far meno lavatrici, far meno lavastoviglie, andare un po' meno a scuola e abbassare la luce delle insegne. Innanzitutto un ragionamento sulla pelle degli studenti, delle famiglie e degli insegnanti: si è già risparmiato e tagliato abbastanza, quindi basta chiudere scuole, basta chiedere sacrifici a studenti, famiglie e insegnanti. Secondo, tutti gli altri governi europei sono intervenuti per bloccare gli aumenti: il governo francese, il governo tedesco, il governo spagnolo, il governo portoghese, il governo greco, il governo inglese, tutti sono intervenuti per mettere un tetto alle bollette. Stamattina ho fatto colazione in albergo, ho portato la bolletta di un albergo, non di un grande albergo, di un albergo pisano, normale, luglio 2021 8.000 euro, luglio 2022 33.000 euro, 8, 16, 24, 32, non ho la laurea alla Bocconi come Monti, ma vuol dire pagare quattro volte la bolletta dell'anno scorso, e attenzione, è luglio, perché quando arriva quella d'agosto è peggio, e quando arriva quella di settembre, magari con un po' di turisti in meno, è peggio ancora. Quindi la domanda io faccio a Letta, ma anche all'amica Giorgia Meloni: se non mettiamo 30 miliardi adesso, saltano 1 milione di posti di lavoro e l'Italia non c'è più. Questo non è difficile da capire. Perché poi vedo che Letta attacca sul fascismo, sulla Costituzione, sul razzismo, sugli sbarchi, sulla legge Fornero, sulla flat tax, sui campi rom, sul nucleare. E io dico a Letta: dividiamoci su tutto, vai del fatto che noi non veniamo a Pisa insultando quelli di Livorno, o non andiamo a Livorno insultando quelli di Pisa, perché per me l'Italia viene prima di tutto, viene prima delle rivalità, dei campanili, questione di stile. Detto questo, ripeto, noi ci apprestiamo a vincere le elezioni? Molto probabilmente sì, tutti i dati dicono di sì. Cos'è, oggi cos'è il 13? Mancano 12 giorni, quindi fra 12 giorni a quest'ora voi non sarete qua a passeggio, sarete stati testa elettorale, 2 minuti, si vota, non vi dico chi, si vota Lega, ovviamente, poi si esce, si va in campagna, si va in vendemmia, si va al mare, si va al fiume, si va al lago, si va dove si vuole. Però non sarebbe una gran soddisfazione vincere le elezioni ed ereditare 1 milione di disoccupati in più. Perché se chiudono 100 i negozi a Pisa, magari non finiscono sul TG1, perché non è la Fiat, l'Ilva o una multinazionale, ma 100 botteghe che chiudono, e il parrucchiere, e il panettiere, e il gelataio, e il cartolaio, e il barista, sono alcune migliaia di persone che rimangono a casa. Quindi per me salute
e lavoro sono i due beni che non sono in discussione. Salute e lavoro. Stiamo rischiando, ma lo dico perché guardo, perché ascolto, stiamo rischiando la seconda fase del Covid. La prima fase del Covid aveva i morti in ospedale, aveva decine di migliaia di vite che, ahimè, finivano in una corsia d'ospedale. Adesso fortunatamente non c'è più la strage in ospedale, ma noi rischiamo una strage nelle fabbriche, nei negozi, sui posti di lavoro. E se un uomo, se una donna perde il lavoro, perde la dignità, perde il sorriso quando torna a casa la sera dai figlioli, perde la possibilità di sperare, di costruire. È chiaro che chi sceglie la Lega sceglie ad esempio il diritto alla pensione. In un momento di crisi economica come questa, chi a Pisa sceglie il PD si tiene ben stretta la legge Fornero e va in pensione a 67 anni. Chi sceglie la Lega ci dà la forza per cancellare una volta per tutte la legge Fornero. E in pensione, se lavori da 41 anni, ci vai quanto vuoi, perché sono soldi tuoi, non sono soldi dello Stato. Però qual è il problema? Che per andare in pensione un lavoro ce lo devi avere. Noi proponiamo la flat tax al 15%, ma per pagare meno tasse un lavoro ce lo devi avere. Noi proponiamo il blocco delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate, ma almeno una parte di quella cartella, una minima parte, per pagarmela, un lavoro e uno stipendio, ce lo devi avere. I geni della Banca Centrale Europea che hanno rialzato i tassi, uno dice, guarda distrattamente il TG la sera, e uno dice, chi se ne frega. Banca Centrale Europea alza i tassi, e non mi riguarda. Chi c'ha il mutuo a tasso variabile, vada a far di conto a settembre e ottobre, perché evidentemente là non si sono accorti che le famiglie sono in difficoltà. Quindi non promettiamo miracoli, saranno mesi difficili. Quello che abbiamo fatto a Pisa sembrava follia solo qualche anno fa, pensare alla Lega, al governo di Pisa. Vi dico grazie perché abbiamo realizzato una cosa grande. Avete realizzato una cosa grande. Poi ci rivedremo dopo aver vinto a livello nazionale per riconfermare il sindaco di Pisa, ma come quello di Siena, ma come quello di Massa, come abbiamo appena rivinto anche a Lucca, quindi non c'è più una Toscana. Ieri simpaticamente, devo dire simpaticamente, il sindaco di Firenze, Nardella, abbiamo fatto un grande evento con 1000 persone sulla scuola ieri a Firenze, e quando stava arrivando Nardella mi manda un messaggio: Matteo, buon lavoro, buona fortuna a Firenze, anche se qua tanto vinciamo noi. Dario, facciamo votare i toscani e poi ne riparliamo fra 15 giorni. E vediamo a Pisa, a Firenze, a Siena, a Livorno, a Lucca, a Pistoia. Quindi vi chiedo in questi 10 giorni di prendere un po' di volantini, di parlare, di ragionare, di seminare, non rabbia, odio, rancore, gelosia, cattiveria, possibilità di cambiamento, speranza, sorriso. Ieri, prima di andare a Firenze, sono passato da Marina di Carrara, non era una tappa prevista, ma sono andato ad abbracciare quelle quattro ragazze aggredite da 30 sedicenti antifascisti, che sono gli ultimi fascisti rossi rimasti sulla faccia della terra. Perché quelli che dicono che il rischio fascismo c'è se vince la Lega, e poi prendono a bastonate quattro ragazze che danno dei volantini a Marina di Carrara, si etichettano da soli. Quindi viva la libertà, viva il sorriso, viva la gente che lavora, che spera, che crede nella famiglia, nel futuro, nei figli. Grazie, perché per me venire a Pisa è sempre una gioia, un'emozione e un orgoglio. Viva Pisa, viva l'Italia, viva la Lega, e andiamo a vincere queste benedette elezioni. Grazie di cuore per essere così tanto una mattina alle 10.